A Macalè italiana, le loro eccellenze De Bono e Ciano salgono verso i ruderi del leggendario fortino, difeso nel 1896 con sovrumano eroismo dalla guarnigione del tenente colonnello Galliano, ora riconquistato dalle nostre truppe e presidiato dal 20° bersaglieri. Il merlato Ghebì di Negus Giovanni è ora la dimora del nuovo Ras del Tigrai. Aile Selassie Gugza, che accompagna Sua Eccellenza De Bono e gli ufficiali del comando superiore nella visita alla chiesa principale di Macalè e alla tomba di suo padre. Al comando superiore, il capo di Stato Maggiore Sua Eccellenza Gabba, i generali Cona e Pirzio Biroli e Ras Gugza a rapporto da Sua Eccellenza De Bono. In cammino verso l'osservatorio del quarto gruppo di montagna. Da qui si domina la valle di Shelik e al di là di una linea di alture la piana di Buia. Il sistema montuoso dell'Amba Alagi domina il panorama. Mentre le nostre truppe continuano ad avanzare, a portatrici di civiltà e di benessere alle popolazioni, Sua Eccellenza De Bono, nominato maresciallo d'Italia e richiamato in patria, è ripartito alla volta di Adigrat, che dista 110 km da Macalè. Sulla via del ritorno, eccoci a Ausien, presso l'Amba Sion, dove già all'indomani della nostra occupazione la vita ha ripreso il suo usato ritmo patriarcale. Tutte queste terre verdeggianti, seppure spesso povere di vegetazione arborea, sono ricche di corsi d'acqua e quindi di cereali e di bestiame. Al mercato di Ausen si contrattano le più varie mercanzie commestibili, fra cui le caratteristiche bacchette di sale che dalle immense riserve del lago Assalé in Dankalia invadono tutto l'altipiano etiopico. Ad Adigrat il maresciallo De Bono si commiata dai suoi collaboratori del comando.